Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo L'affidamento dei contratti pubblici, le misure di semplificazione introdotte dalla più recente normativa. Io sono Onorina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. E dunque, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez PA di realizzare il progetto stesso. Queste sono le tematiche che sono state trattate nel corso dei webinar e dei seminari, appunto realizzati nell'ambito del progetto di cui dicevamo prima. E questa infografica riporta invece il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 dicembre 2020. Qui si vede più nel dettaglio appunto il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regione, sempre alla data del 31 dicembre 2020. In questa infografica invece è possibile vedere gli enti di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per regione. Dunque, queste sono le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020, le scorriamo insieme. Sono state realizzate 126 attività tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione con 30.023 partecipanti e 2.010 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati 7 centri di competenza regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e realizzate comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Qui sono evidenziate, sono mostrate le attività che sono previste, le attività future. A partire da settembre, infatti, verrà realizzato un ciclo di incontri sulle novità introdotte dal Decreto Legge 77-2021, Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Decreto Legge che prevede misure, appunto, di semplificazione, procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. In particolare, il decreto legge prevede misure in campo ambientale, valutazione di impatto ambientale, provvedimento unico ambientale, provvedimento autorizzatorio unico regionale, misure relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, misure per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e prevede inoltre modifiche alla disciplina relativa alle zone economiche speciali, al potere sostitutivo e al silenzio assenso. Dunque, questi sono i centri di competenza pienamente attivi, come dicevamo anche prima, sono quelli della Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. E il progetto fornisce quindi supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. E i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse. Dunque, questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. Li vediamo insieme: analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale
alla normativa regionale e infine strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono rivelati quindi strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA, in cui è possibile vedere tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto. Veniamo ora al webinar di oggi. Dopo questa mia introduzione, lascerò la parola al dottor Stefano Bianchini, che è docente di diritto amministrativo e funzionario del gabinetto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Dopo l'intervento del dottor Bianchini, dedicheremo, come di consueto, uno spazio alle risposte alle vostre domande, alle domande che vorrete porre in chat. Alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Come dicevo, appunto, questo è l'argomento del webinar di oggi, le misure di semplificazione introdotte dal governo con riguardo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Appunto, come dicevo, potete fare le vostre domande scrivendo in chat. Come di consueto, questa sessione sarà registrata e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Prima di lasciare la parola al dottor Bianchini, vi ricordo che gli attestati di iscrizione saranno rilasciati a quanti seguono almeno il 20% dell'incontro. Saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sarà possibile scaricarli in autonomia. Io chiedo nell'augurarvi buon lavoro al dottor Bianchini di attivare webcam e microfono. Intanto provvedo a proiettarne le Buongiorno, mi slide. vede, mi Buongiorno, dottor sente, Bianchini, dottoressa? chiudo webcam e microfono. Perfetto. Sì, la vedo e la Benissimo, sento. ottimo. Sì, la vediamo e la sentiamo. Benissimo, le slide girano perfettamente. Bene, ottimo. Benissimo, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Intanto voglio subito ringraziare Formez PA e tutto il suo staff, la dottoressa D'Agostini per l'introduzione e per aver accolto con favore questa proposta di webinar che vuole appunto illustrare, come anticipava la dottoressa D'Agostini, la nuova disciplina introdotta dai decreti semplificazione, usiamo questa terminologia al plurale per riferirci naturalmente al decreto 76 del 2020 convertito in legge 120 del 2020 e il decreto legge 77 del 2021, di cui attendiamo ancora la conversione in legge che vedremo in dettaglio. Quindi grazie ancora allo staff di Formez per il supporto e davvero per l'introduzione. E ancora un grazie a tutte e a tutti voi per partecipare così numerosi. L'obiettivo che avrei in mente oggi è quello di cercare di sistematizzare gli interventi del legislatore del 2020 e del 2021 sul codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle procedure e alla disciplina che governa gli affidamenti dei contratti pubblici. Naturalmente le novità introdotte dal legislatore del 2020 e dal legislatore del 2021, dovremo leggerle in combinato disposto, sono numerose, quindi non ho la pretesa di essere esaustivo rispetto a tutti quelli che sono i cambiamenti introdotti dai recenti interventi normativi. Tuttavia vorrei concentrarmi su quelli che sono gli aspetti principali. Come anticipava la dottoressa D'Agostini, naturalmente lascerò a disposizione tutto il materiale, tutte le slide, quindi anche quello che temo non faremo in tempo magari a vedere, saranno a vostra disposizione. Io sono disponibile anche ai miei indirizzi mail che sono indicati nelle slide per rispondere anche alle domande che vorrete farmi successivamente, magari riguardando il materiale.
possono venire dei quesiti e vi ringrazio in anticipo perché i quesiti sono stimolanti per tutti, compreso il relatore, perché grazie ai vostri interventi, ai vostri quesiti che si sollecitano, diciamo, tematiche che altrimenti magari non ci sarebbe neanche motivo di porsi e non mi verrebbero in mente. Quindi vi ringrazio in anticipo se vorrete mandarvi i vostri quesiti e i vostri dubbi, che sono sempre stimolanti e l'ho avuto occasione di vederlo anche nelle puntate precedenti, nei webinar che ho tenuto. Quindi rimango certamente a disposizione, soprattutto per la parte che forse anche per il tema di tempo non riuscirò a trattare. Naturalmente lasceremo lo spazio alle domande, come diceva l'autoressa D'Agostini, a tutte quelle a cui non riuscirò a rispondere oggi e me ne scuso fin d'ora. Sicuramente daremo risposta scritta, per cui tutti i vostri quesiti che porrete in chat riceveranno tutti una risposta, se non diciamo in tempo reale, con una risposta scritta che sarà a disposizione di tutti, così tutti potremo vederle sostanzialmente. Abbiamo quindi fino alle 11:30, partirei fin d'ora, non faremo pause, andremo dritti, anche se so che siete un po' stanchi, magari qualcuno è un po' stanco perché ieri sera, sicuramente presi dalla voglia di seguire il webinar, avete fatto una serata lunga, non per altri motivi, ma esclusivamente perché oggi c'era questo webinar, presumo. Per cui non faremo pause, andremo dritti fino alle 11:30, come si suol dire. Entrerei subito nel merito e vorrei partire con un inquadramento degli interventi che sono stati introdotti dal legislatore del 2020 e del 2021 rispetto al codice dei contratti pubblici. E partirei subito anche da una loro contestualizzazione all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che un po' è il filo conduttore, il cappello unitario nell'ambito del quale leggere i numerosi interventi normativi che hanno caratterizzato sia la disciplina dei contratti pubblici, sia la disciplina sul procedimento amministrativo, nonché altre materie, altre normative che sono oggetto peraltro dei webinar che ricordava la dottoressa D'Agostini, per cui anche quello di oggi si inserisce nel contesto, nella macroarea, chiamiamola così, della semplificazione, riconsiderata alla luce delle previsioni del PNRR. Il codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50 del 2016, ha subito nel tempo diversi interventi legislativi. Solo per citare gli ultimi sui quali ci concentreremo, vi ho voluto citare il decreto legge 32 del 2019, convertito in legge 55, il famoso decreto sblocca cantieri, e i più recenti decreto legge 76 del 2020 e decreto legge 77 del 2021. Il decreto legge 76 del 2020, che è già stato convertito in legge, naturalmente, la legge 120 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni. E il più recente decreto legge 77 del 2021, anche soprannominato semplificazioni bis, che ancora stiamo ancora attendendo la conversione in legge del decreto. Infatti lo voglio dire e sottolineare come nota anche quasi metodologica. Stiamo attenti quando andremo a vedere la conversione in legge del decreto, se e come eventualmente ci saranno dei cambiamenti rispetto a quello che di diremo oggi, trattandosi di un decreto ancora non convertito. Decreti legge dal 32 del 2019, il decreto sblocca cantieri al decreti semplificazioni, che hanno appunto introdotto una nuova disciplina, dei contratti pubblici. Nuova in che senso? Abbiamo in realtà un panorama normativo piuttosto complesso e l'obiettivo di oggi, come vi accennavo, è cercare un pochino di sistematizzarli anche dando qualche soluzione operativa che spero possa esservi utile. Complesso perché soprattutto mentre il decreto sblocca cantieri è intervenuto, diciamo, sul testo del decreto legislativo 50 del 2016, modificandolo in diverse parti, in diversi passaggi, che alcuni dei quali oggi vedremo, il decreto 76 del 2020 e il decreto 77 del 2021 sono intervenuti, diciamo così, in una maniera un pochino complessa, perché il decreto legge 76 del 2020 e il decreto legge 77 del 2021, che peraltro è andato a modificare in alcune parti il decreto legge 76 del 2020, non solo hanno modificato, come si suol dire in gergo, chirurgicamente alcune previsioni del codice dei contratti, del decreto legislativo 50 del 2016, ma hanno altresì introdotto una disciplina cosiddetta
temporalizzata, cioè una disciplina che trova applicazione per un periodo di tempo determinato, lo dico fin d'ora, fino al 30 giugno 2023, che va a sospendere invece l'applicazione per alcune parti del decreto legislativo 50 del 2016. Quindi, per ripercorrere il filo, da un lato abbiamo alcune modifiche chirurgiche al decreto legislativo 50 del 2016, alcune modifiche che sono a regime, cioè troveranno applicazione d'ora in poi e vedremo fino a quando. In parallelo però i decreti semplificazioni, il decreto legge 76 e 77 del 2021, 76 del 2020 e 77 del 2021, hanno introdotto una disciplina parallela che da un lato è andata a sospendere alcune previsioni del codice dei contratti pubblici, dall'altro ha introdotto una vera e propria nuova disciplina. Quindi noi dovremmo essere bravi ad interpretare e applicare sistematicamente da un lato la disciplina del codice dei contratti pubblici del decreto legislativo 50 del 2016 come modificato, dall'altro tenendo specificamente conto che alcune previsioni del codice dei contratti, tra cui la normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, è temporaneamente sospesa perché invece della disciplina di cui al decreto legislativo 50 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dai decreti semplificazioni. Peraltro una disciplina, quest'ultima, che troverà applicazione per un tempo limitato, quindi solo fino al 30 giugno 2023. Per cui dobbiamo muoverci in questo panorama, diciamo, di non facile confronto. Ribadisco, un codice, il decreto legislativo 50 del 2016, che è stato modificato a regime con modifiche anche importanti, e una disciplina parallela introdotta dal decreto semplificazioni e semplificazioni bis, con l'avvertenza che alcune previsioni del codice dei contratti pubblici del decreto legislativo 50 continuano a trovare applicazione. Quindi dovremo confrontarci sia con l'una che con l'altra disciplina e agire, come si suol dire, in combinato disposto. In questo panorama già di per sé piuttosto complesso, naturalmente dobbiamo tenere in considerazione anche la cosiddetta normativa di soft law, in particolare le linee guida ANAC, i pareri ministeriali, e vedremo che alcuni hanno impattato direttamente proprio sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Quindi insomma, davvero una strutturazione normativa piuttosto complessa, però è un inquadramento necessario per capire esattamente, come si suol dire, in che acque ci stiamo muovendo. Vi ho evidenziato lo strumento utilizzato, perché anche lo strumento legislativo utilizzato, perché anche questo non è secondario. Vedete, le modifiche al codice dei contratti pubblici, decreto legge 32 del 2019 e la disciplina derogatoria temporalizzata introdotta col decreto semplificazioni, decreto legge 76, decreto legge 77, sono state misure introdotte con lo strumento del decreto legge. Anche qui vorrei spendere solo una piccola parola. Come sapete bene, il decreto legge, lo strumento legislativo previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che può essere adottato solo in casi straordinari di necessità ed urgenza. Ora, se questo strumento magari si può giustificare per taluni accorgimenti, come ad esempio per la procedura degli affidamenti diretti o per la procedura più in generale degli affidamenti, in modo da, come dice la stessa disposizione, accelerare gli investimenti pubblici e semplificare le procedure per superare la crisi post-pandemia, in realtà sono state introdotte significative modifiche strutturali e penso anche alla disciplina dei subappalti, che spero avremo il tempo di vedere, che sono di carattere strutturale. E forse lo strumento legislativo del decreto legge non è esattamente quello proprio. Non è la prima volta che nel nostro ordinamento, in realtà, col decreto legge si cerca di introdurre modifiche strutturali alla disciplina. Certo, però, che l'utilizzo di questo strumento, a volte l'abuso di questo strumento, torna con quello che dicevamo, cioè a creare un panorama legislativo che davvero risulta essere particolarmente frammentato. Ed è un problema in realtà che non è nuovo, come vi dicevo, anche come nota, diciamo quasi storico-giuridica. Vi ho riportato in una slide
un pensiero, un periodo che è riportato all'interno di un noto documento, il rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato, predisposto da un noto giurista, da un noto amministrativista, che era Massimo Severo Giannini. Vi ho sottolineato la data perché fa specie, perché è un documento del 1979. La frase non ve la sto nemmeno a leggere perché è piuttosto plastica, però descrive bene quale sia il contesto legislativo, nonostante siano passati più di 40 anni, il contesto legislativo con il quale ci troviamo a confrontare. Ribadisco una frase che è del 1979, ma credo che descriva plasticamente ancora bene quale sia il panorama legislativo, soprattutto in materia di contratti pubblici, alla luce delle normative che vi ho citato, rispetto al quale ci troviamo a confrontarci. E vi ho riportato anche un recente editoriale, stavolta andiamo sul 2021, in modo da non avere, diciamo, obiezioni di obsolescenza. Anche qui un noto giurista, un noto amministrativista, che ha scritto un editoriale, insomma, rispetto alla situazione normativa che stava venendo a delineare dapprima col decreto 76, poi col decreto 77 del 2021. Vedete l'editoriale del 27 maggio, quindi qualche giorno prima dell'approvazione del decreto. Ma anche qui vedete qual è, insomma, l'obiezione mossa alla modalità legislativa con cui si è proceduto in quest'ultimo periodo, vale a dire l'introduzione di numerose modifiche che hanno complicato fortemente la disciplina legislativa con la quale gli operatori, i funzionari sono, diciamo, costretti, necessitati a confrontarsi nel lavoro quotidiano. Vedete anche le parole forse non troppo lusinghiere. Però la situazione in cui ci troviamo è veramente quella descritta sia nel rapporto sull'amministrazione dello Stato del 1979, sia anche in queste più recenti considerazioni, ossia quella di una frammentazione normativa, di un'ipertrofia normativa, per utilizzare le parole di Napolitano, con le quali ci troviamo a confrontarci, perché è vero che abbiamo uno strumento legislativo che si chiama codice dei contratti pubblici, ma è vero anche, per riprendere quanto abbiamo velocemente trattato, che si tratta di un codice che ha subito tantissime modifiche, alcune molto impattanti, e soprattutto un codice che ad oggi deve essere letto in parallelo, in combinato disposto con una nuova disciplina derogatoria introdotta con il decreto legge 76 del 2020 e poi decreto legge 77 del 2021. Oltretutto, rimangono in piedi, come si rileva anche in questa affermazione di Napolitano, rimangono in piedi anche una serie di norme più o meno obsolete. Io faccio un esempio per tutti, ma senza approfondire, per non spenderci troppo tempo. Ricordo che è ancora in vigore il DPR 207 del 2010, che era il regolamento attuativo del decreto legislativo 163 del 2006, il precedente codice. Come forse molti di voi sapranno e ricorderanno, per diverse parti, non per tutte, ma per molte, è ancora in vigore il DPR 207 del 2010, che era il regolamento applicativo esecutivo del previgente codice dei contratti pubblici, quello del 2006, quindi davvero del decreto legislativo 163. Quindi davvero abbiamo numerose fonti normative a cui riferirci, che di certo non ci agevolano la vita, né nell'interpretazione né nell'applicazione delle norme. Il panorama legislativo che si è venuto a delineare non può non essere considerato all'interno, come già vi accennavo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del PNRR, che pone tra i suoi obiettivi principali, io ve l'ho qui riportato, la semplificazione in materia di contratti pubblici, evidenziando come la semplificazione sia un obiettivo essenziale, cito il PNRR, per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture, per il rilancio dell'attività edilizia, che vanno, come sappiamo, di pari passo, soprattutto per quanto attiene la disciplina della pianificazione e della programmazione. E poi ci sono alcuni interventi che riguardano specificamente i procedimenti in materia di attività edilizia. E lo stesso PNR dice come la semplificazione, ci conferma come la semplificazione debba riguardare
proprio specificamente anche la fase di affidamento dei contratti pubblici. Alla luce di questo obiettivo, che deve essere la nostra linea, il nostro cappello, il nostro obiettivo a cui riferirci, e apro una piccola parentesi, non è secondario evidenziare quale sia il panorama legislativo e quale sia l'obiettivo che il legislatore ha in mente. E vedrete come ciò ci aiuterà anche ad interpretare alcune disposizioni specifiche del decreto legge 76 e del decreto legge 77, perché noi dobbiamo sempre avere in mente, come si dice in gergo, anche qual è l'obiettivo perseguito dal legislatore, al fine anche di cercare di interpretare in modo cosiddetto teleologico le norme, cioè in relazione allo scopo che le norme stesse sono preordinate a perseguire. Quindi davvero non è secondario inquadrare specificamente quale sia l'ambito legislativo e anche, chiamiamolo, di obiettivo in cui ci muoviamo. Quindi da un lato quello che abbiamo detto all'inizio del seminario relativamente alla disciplina applicabile, ma è importante anche declinare la nuova disciplina all'interno del PNRR. PNRR che, come potete ben vedere anche dalla proiezione, ha tra i suoi obiettivi, come accennavamo, proprio la semplificazione in materia di contratti pubblici. Più in particolare, il PNRR prevede, con l'obiettivo della semplificazione, diciamo, due tipologie di interventi, cioè delle misure urgenti e delle misure a regime. Vi ripeto questo passaggio: il PNRR, nell'obiettivo della semplificazione dei contratti pubblici, nell'ambito del quale incanalare le riforme, prevede due tipologie di interventi legislativi. Un intervento legislativo, chiamiamolo da terapia d'urto, misure urgenti, e altri interventi legislativi che il PNRR chiama regime. E soprattutto su quest'ultimo versante ci sono alcune novità che vorrei evidenziarvi già stamattina, cogliendo l'occasione del webinar, e giusto per darvi l'idea dell'ipertrofia normativa nella quale viviamo, si tratta di aggiornamenti che hanno data 30 giugno, quindi proprio recentissimi, ma abbiamo diciamo, questa occasione, quindi volevo evidenziarveli. Vi dicevo, una prima terapia d'urto, il PNRR, che io qui vi ho citato letteralmente, prevede delle misure urgenti, che in parte sono state già introdotte con il decreto legge 77 del 2021, ancora in fase di conversione. Ve l'ho citato, il PNRR prevede che in via d'urgenza, riporto testualmente, sia introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici, che rafforzi le semplificazioni già varate col decreto 76 del 2020 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023. Quindi una prima cosa che è stata fatta proprio col decreto legge 77 del 2021, come vedremo in dettaglio, è stata quella di prorogare la disciplina derogatoria e temporalizzata introdotta col decreto semplificazioni 1, col decreto legge 76 del 2020, di prorogare l'efficacia di quella nuova disciplina fino al 2023. Se vi ricordate, la disciplina introdotta col decreto legge 76 del 2020 avrebbe avuto una durata più limitata sostanzialmente. Col decreto legge 77 del 2021, invece, la disciplina derogatoria, semplificatoria, chiamiamola come vogliamo, sarà prorogata fino al 2023, in particolare fino al 30 giugno 2023. Quindi fino a quella data dovremo fare i conti con il panorama legislativo che io ho cercato di sommariamente delinearvi all'inizio del webinar. E quindi ho riportato i principali interventi sui quali il PNRR pone l'accento e che in parte sono stati anche già risolti dal decreto legge 77 del 2021. Poi, come vi anticipavo, vedremo se in sede di conversione ci sarà qualche correttivo. Ma quello che è stato fatto già dal decreto legge 77 del 2021, in linea con questa obiettivo, questa terapia d'urto prevista dal PNRR, è stata proprio quella di prorogare fino al 30 giugno 2023 la disciplina di semplificazione in materia di conferenza di servizi. Prevede la proroga al 30 giugno 2023 della nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa, che, come sappiamo, limita i casi di responsabilità, e su questo, se c'è tempo, ne parleremo, ma vi ho lasciato delle slide
che sono nel finale, le ultime slide, sono proprio dedicate al tema della responsabilità, che non è esattamente il tema di oggi, quindi mi scuserete se non faremo in tempo a parlarne, ma vi lascio comunque le slide e apro sempre la parentesi, vale quello che vi dicevo, c'è la possibilità poi di iscrivermi anche su queste tematiche senza ombra di dubbio. Un altro profilo su cui il PNRR intende intervenire è la famosa ossessione legislativa, per i tempi procedimentali. Infatti, come vedete, gli ultimi due punti sono dedicati ai tempi del procedimento e ai tempi dell'esecuzione. Parlo di ossessione legislativa perché proprio nell'occasione di un webinar con Formez abbiamo avuto modo, per chi c'era, perché ho visto qualche nome che mi ricordo, di parlare proprio del tema dei tempi del procedimento con riferimento in particolare alla legge 241 del 90. Ecco, anche per creare un filo conduttore con un altro appuntamento in cui ci siamo visti, anche rispetto ai contratti pubblici, come è avvenuto per la riforma della legge 241 del 90, anche rispetto ai contratti pubblici, il tema dell'ossessione dei tempi, per usare un'espressione non mia, ma che mi piace molto, si ripropone, perché vedete, uno degli obiettivi del PNRR è proprio quello di compattare, di massimizzare il più possibile i tempi riferiti sia alla fase dell'aggiudicazione, quindi alla cosiddetta fase pubblicistica dell'evidenza pubblica, per usare una terminologia un pochino arcaica, perché appunto si prevede che vengano ridotte le tempistiche che intercorrono tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione, l'affidamento, in modo da compattare la fase pubblicistica, ma anche contenimento dei tempi di esecuzione del contratto. Quindi vedete, l'ossessione, per usare questa espressione che quasi fa sorridere, del legislatore per i tempi riguarda sia la fase procedimentale, la fase pubblicistica, sia la fase dell'esecuzione, e vedremo che sono stati introdotti degli strumenti, degli istituti che vanno proprio nel senso del compattare i tempi della procedura amministrativa vera e propria, della fase pubblicistica, chiamiamola così, sia anche istituti e strumenti volti al contenimento dei tempi della fase esecutiva del contratto, quella che una volta veniva chiamata fase privatistica, ma mi raccomando con questa terminologia perché è un pochino più arcaica, diciamo così. Però deve essere chiaro questo intento e vedremo che sono stati proprio introdotti degli istituti in questo senso. Lo anticipo fin d'ora. Rispetto alla fase dell'aggiudicazione, la riduzione a 2 mesi, massimo a 4 mesi, e vedremo in che casi, per chiudere la procedura. Rispetto all'esecuzione del contratto, anche lì sono state introdotte delle tempistiche che vedremo e soprattutto col decreto legge 77 del 2021 si prevedono delle misure premiali per l'esecutore, per l'affidatario del contratto, che riesca ad eseguire le prestazioni contrattuali in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dal contratto stesso. Quindi, delle misure che vanno proprio nell'ottica della riduzione dei tempi, ribadisco, sia della fase pubblicistica che della fase privatistica, o con un linguaggio un pochino più moderno, della fase esecutiva del contratto. Innanzitutto, quindi, il PNRR ha previsto una terapia d'urto. Terapia d'urto che era già stata anticipata dal decreto legge 76 del 2020 e che è stata rafforzata e prorogata col decreto legge 77 del 2021, che quindi si inseriscono in questo contesto e che hanno questo obiettivo, cioè quello della semplificazione e della riduzione dei tempi. Come vi accennavo, il PNRR, oltre a prevedere una terapia d'urto, oltre a prevedere misure urgenti, le chiama, prevede misure a regime. E qui volevo darvi appunto un aggiornamento. Il PNRR, così come approvato, oltre alle misure urgenti, che poi vedremo anche specificamente in dettaglio, anche con relativi problemi applicativi ed operativi, prevede però anche la necessità che venga introdotta una disciplina più a regime, che vada ad impattare più fortemente sulla disciplina dei contratti pubblici. A regime, qui nel PNRR si prende coscienza del fatto che va benissimo le misure urgenti, decreto legge 76 del 2020 e decreto legge 77 del 2021, ma quelle, scusate, volevo tradurle quasi in termini, diciamo, colloquiali, quelle servono per la terapia d'urto, quelle servono adesso per rilanciare le infrastrutture, per rilanciare l'attività edilizia, per semplificare l'attività procedurale, quindi rilanciare gli investimenti, per
per rilanciare a tal fine le procedure e semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Quella è la terapia d'urto, le misure urgenti. Ma nel PNRR si prende la consapevolezza, e lo vedete, anche riportato, che la complessità del codice dei contratti pubblici ha causato difficoltà attuative, interpretative, applicative, insomma, ci siamo un pochino ingessati, previsioni non chiare. Oltretutto abbiamo già visto che oltre al codice ci dobbiamo confrontare con la cosiddetta disciplina di soft law, le linee guida ANAC, i pareri ministeriali, i pareri del MIT, e ne analizzeremo alcuni che sono molto significativi, tanto che prima di iniziare il webinar scherzavamo dicendo quando si tiene un corso, un webinar, si ha sempre il terrore di non essere aggiornati all'ultimo secondo perché tali sono gli interventi di ANAC, piuttosto che i pareri ministeriali, piuttosto che le modifiche legislative. Le misure a regime previste dal PNRR sono però molto significative. Qui si dà il destro in questa parte del PNRR per intervenire in modo molto più significativo e molto più impattante di quanto non lo facciano i due decreti semplificazioni. Vedete che l'obiettivo è quello, leggo testualmente, di recepire le norme delle direttive europee, integrandolo esclusivamente nella parte in cui non siano self-executing, quindi come a dire, dobbiamo introdurre una disciplina nazionale che vada solamente ad integrare quelle parti non toccate dalle direttive, per il resto vale la direttiva, e ordinandolo in una disciplina più snella rispetto a quella vigente. Quindi l'obiettivo è quello della semplificazione anche legislativa, cioè di introdurre una disciplina che sia appunto più snella, più compattata rispetto a quella con la quale ci stiamo confrontando. Il PNRR fa un passo ulteriore perché dice che si interverrà con una legge delega, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021, i decreti legislativi saranno adottati nei 9 mesi successivi. All'inizio vi ricorderete che vi ho evidenziato come il decreto legge sblocca cantieri, quello del 2019, e i due decreti semplificazioni, 2020 e 2021, appunto sono state misure introdotte con lo strumento legislativo del decreto legge, con i problemi che io vi ho molto sommariamente, anzi quasi banalizzato rispetto all'utilizzo dello strumento, ma che banale non è. Ma volevo farvelo, ve l'ho sottolineato, che per farvi vedere come qui nel PNRR rispetto alle misure a regime si cambi lo strumento legislativo, non è più quello del decreto legge, ma è quello del meccanismo dell'articolo 76 della Costituzione, legge delega, decreto delegato. Quindi ci dobbiamo aspettare una legge delega e i relativi, parlo al plurale, decreti legislativi delegati, quindi con il meccanismo che conoscete bene appunto dell'articolo 76 della Costituzione e quindi decreti delegati rispetto alla legge delega. La domanda quindi è l'utilizzo dello strumento, perché cosa ci dobbiamo aspettare soprattutto, e di qui l'aggiornamento che vi volevo dare fin d'ora. Il PNRR in realtà è già una specie di atto in cui vengono definiti i famosi principi e criteri direttivi della delega legislativa. Quindi abbiamo anzi un PNRR che detta già principi e criteri direttivi, cosa che come sapete dovrebbe fare la legge delega, nell'attesa che ci sia appunto questa legge delega. Probabilmente, non voglio spaventare naturalmente nessuno, ma altrimenti così riusciamo, però prendetela in questo modo con una battuta, riusciamo a vederci, a confrontarci, probabilmente ci sarà un decreto legislativo o più decreti legislativi che andranno a sostituire in toto il codice che conosciamo oggi. Perché qui il meccanismo che vediamo è molto diverso, come potete vedere, rispetto al decreto legge che è intervenuto a terapia d'urto. Qui si vuole intervenire, lo dice espressamente il PNRR, si vuole intervenire in modo strutturale, come si era fatti, per la verità, il decreto legislativo 50 del 2016, che trovava matrice nella legge delega, che non mi ricordo, scusate il numero.
Il percorso che si vuole fare, salvo alcuni correttivi che vedremo, è il medesimo, quindi quello che ci dobbiamo aspettare è che ci sia una legge delega che detti principi, criteri direttivi, tempi e oggetto, come prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, con uno o più decreti legislativi che vadano a ridisegnare la disciplina dei contratti pubblici. Per cui è possibile che ci sia, vedo già un intervento, sia un decreto legislativo, sia anche più di uno. La strutturazione comincia già ad essere abbastanza delineata, come vedete. Il PNRR che detta alcuni principi e criteri direttivi che io non vi ho riportato, ma se andate a leggere il PNRR nella parte che io qui vi ho evidenziato, vedrete che sono già dettati una serie di punti sui quali si vuole che il legislatore intervenga. Quindi detta già una linea di intervento e chi vuol farsi un'idea già se la può andare a leggere. E poi ci sarà sicuramente una legge delega, perché il PNRR prevede che ci sia una legge delega il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021. L'aggiornamento che vi volevo dare è esattamente quello della slide successiva. Non so se qualcuno ha avuto già modo di vederlo, di leggerlo, ma nella seduta del 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega. Quello, diciamo, il cui destro è contenuto nel PNRR, il cui elemento di aggancio è contenuto nel PNRR, quello che è la slide precedente. Il 30 giugno, quindi, abbiamo messo avanti i lavori in corso, naturalmente, come vi ho scherzosamente riportato un'icona, ma già il 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega, che dovrà poi seguire il suo iter legislativo, naturalmente. Che però, se ve lo andate a vedere, come sempre, non l'ho trovato sul sito del governo, ma quando, come tutti noi, ci troviamo in difficoltà, digitiamo in Google disegno di legge delega e salta fuori. E, il disegno di legge delega, però, ci dà già molti elementi. Vi rinvio alla lettura del disegno di legge, perché non possiamo soffermarci in dettaglio sul disegno di legge. Però detta già molti significativi elementi che vanno proprio nel senso che vi accennavo, vale a dire nel senso di introdurre una nuova disciplina, dei contratti pubblici con alcune innovazioni secondo me molto significative. L'obiettivo principale è quello di adeguare, la normativa nazionale rispetto alla normativa europea introdotta con le note direttive che erano citate nella slide precedente, come a dire che fino ad oggi l'adeguamento non è stato, diciamo, molto preciso, anche perché vi porto solamente due esempi per tutti. Come sapete, abbiamo avuto il problema dell'articolo 80 del codice dei contratti relativamente alla disciplina che riguarda il pagamento, la regolarità contributiva, su una disciplina che è stata bacchettata dalla Commissione europea e che abbiamo modificato proprio col decreto legge 76 del 2020. Ma penso che l'esempio più eclatante, che sicuramente di cui tutti conoscete o avete quantomeno sentito parlare, è quello della disciplina del subappalto. Quindi diciamo che il legislatore del 2021, il Consiglio dei Ministri, nell'approvazione di questo disegno di legge delega, ha come obiettivo principale, come cappello fondamentale, quello dell'adeguamento alla normativa europea. Ma se andate a leggere il documento che prevede già i principi e i criteri direttivi, come deve essere ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione che abbiamo già citato più volte, vedete già che ci sono molte indicazioni e molto significative. Ribadisco, non ho ahimè il tempo, ma è molto interessante analizzare questo disegno di legge. Non ho il tempo, ma volevo solamente farvi qualche esempio perché poi ci serve anche per dopo. Quindi ho selezionato, diciamo, alcuni passaggi. Innanzitutto il disegno di legge delega, che ribadisco, vedremo che iter avrà in sede legislativa, quindi dovrete e dovremmo forse tornarci in modo più preciso. Prevede innanzitutto l'obiettivo, giusto per rimanere nel filo conduttore di oggi, prevede innanzitutto come principio e criterio direttivo tra i principali la massima semplificazione, leggo testualmente, della disciplina applicabile ai contratti sotto soglia. Quindi dobbiamo aspettarci una nuova disciplina che potrebbe recepire quella introdotta dai decreti semplificazioni. Quindi vi è più utile occuparcene attentamente anche oggi. Probabilmente l'idea è proprio quella di recepire questa disciplina che ad oggi è derogatoria,
ma che potrebbe andare a regime, dato l'obiettivo della massima semplificazione relativamente alle procedure, all'affidamento di contratti sotto soglia. Un altro obiettivo che viene recepito nel disegno di legge delega, mutuandolo dal PNRR, che abbiamo visto prima, è proprio quello della significativa riduzione e certezza dei tempi, quello che io vi descrivevo con un'espressione così anche un pochino da sorridere, ossessione delle tempistiche. Un altro elemento, e questo ve lo dico quasi come di colore, il disegno di legge delega prevede il superamento dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici. Presumo tutti ricorderete l'annosa questione dell'albo dei commissari, dell'albo ANAC dei commissari. Prima si voleva fosse operativo, tant'è che si era cominciato a costituire, poi sospeso, poi ripreso, poi sospeso nuovamente e forse è stato poi ripreso e sospeso di nuovo, credo almeno 2 volte sicuro, forse addirittura 3. Ebbene, uno dei principi, criteri direttivi del nuovo disegno di legge delega è proprio, ve lo cito testualmente, il superamento dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, quindi il superamento, per intenderci, della disciplina attualmente contenuta nell'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo 50 del 2016. Alla fine, insomma, l'abbiamo sospeso tante volte questo albo nazionale e probabilmente si andrà verso la soppressione. Un altro elemento molto significativo è quello che attiene ai criteri di aggiudicazione e in particolare si prevede la tipizzazione dei casi, tipizzazione a livello legislativo dei casi in cui sarà consentito utilizzare il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso dell'offerta, insomma, che dir si voglia. Quindi si interverrà anche sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione. Infine si prevedono anche dei meccanismi premiali che fanno pandan con quello che vi dicevamo poc'anzi, dei meccanismi premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti. Quindi vedete, è un disegno di legge che prevede massima semplificazione, riduzione degli oneri procedimentali, certezza dei tempi, superamento di istituti che sono sempre stati disattesi, tipo l'albo nazionale. Si interviene sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione, quindi un disegno di legge delega, approvato appunto il 30 giugno scorso, che si inserisce perfettamente nell'ambito degli obiettivi previsti dalle misure introdotte dal PNRR che ci porteranno probabilmente a una disciplina dei contratti pubblici particolarmente innovativa rispetto a quella che siamo abituati a conoscere fino ad oggi e che immagino recepirà quanto le problematiche che sono nel tempo si sono succedute e quindi ci dovremo confrontare con una nuova disciplina. L'aggiornamento era non solo dovuto, cogliendo l'occasione di questo webinar, visto che risale solo a 7 giorni fa, scusate, l'approvazione di questo disegno di legge, così ve le volevo dare anche come nota, diciamo, informativa, lo tenete monitorato, ma anche perché andando ad esaminare la disciplina, andando ad esaminare in modo esegetico, perché adesso vedremo in dettaglio la disciplina di cui ai decreti semplificazioni. Credo che fosse necessario dirlo per vedere anche dove vogliamo andare a parare. Per questo è un consiglio, diciamo, quasi da teoria generale, ma che mi piace dare. Ovviamente, quando si introducono delle discipline di questo tipo che sono un pochino derogatorie, bisogna sempre vedere poi in che ottica il legislatore le vuole inserire, anche per una loro concreta e attuale sia interpretazione che applicazione. E per darvi come sempre il quadro completo. Un'ultimissima particolarità del disegno di legge delega approvato il 30 giugno scorso, ve lo dico anche questo come nota informativa ma molto significativa, è che il disegno di legge rispolvera una vecchissima, oddio, vecchissima dai punti di vista, da una, diciamo, una norma quasi dimenticata che era contenuta nel testo unico del Consiglio di Stato, Regio Decreto 1054 del 24, Regio Decreto 1054 del 24, l'articolo 14. In particolare, il disegno di legge delega di cui abbiamo parlato prevede la possibilità,
richiamando proprio questa disposizione del Regio Decreto 1054 del 24, prevede la possibilità che il governo, nell'attuazione della delega, quindi nell'adozione dei decreti legislativi delegati o del decreto legislativo delegato, vedremo, possa avvalersi del Consiglio di Stato per la redazione dei decreti stessi. Quindi una sorta di inversione del meccanismo procedimentale legislativo che forse siete abituati a conoscere. Ad esempio, il classico percorso che avrete visto, forse vi ricorderete, faccio un esempio per tutti, con i decreti attuativi della legge Madia, i decreti Scia, ad esempio, ossia decreti che venivano sottoposti al parere del Consiglio di Stato, non che fosse il Consiglio di Stato a redigerli. Qui invece è esattamente il contrario, è il Consiglio di Stato che potrà redigere il decreto delegato. E si rispolvera questo vecchio istituto del coinvolgimento del Consiglio di Stato proprio in fase redazionale del decreto, quindi non con il, chiamiamolo, consueto meccanismo del parere che, come vi dicevo, avrete visto chissà quante volte, senza andare tanto lontano, i decreti attuativi della legge Madia, vi ricorderete, i decreti Scia, il decreto Scia 1, il decreto Scia 2, che c'era la spada di Damocle del parere del Consiglio di Stato, poi da recepire in alcuni passaggi, insomma, ricorderete questo meccanismo. Il disegno di legge delega invece va a rispolverare questa vecchia disposizione, l'articolo 14 del testo unico 1054 del 24, che prevede proprio, ancora vigente, la possibilità che sia il Consiglio di Stato a redigere il decreto. Quindi ci potremmo ritrovare con un decreto redatto dal Consiglio di Stato. Ovviamente in questo caso non ci sarà il parere che siamo abituati in alcuni casi a vedere, perché è il Consiglio di Stato stesso che redige il decreto. Questo per dire che ci potremmo aspettare anche una disciplina redatta da tecnici e anche quindi particolarmente fine, diciamo così, siamo ottimisti. Lasciamo perdere, non abbiamo il tempo di trattare perché poi sarebbe un discorso che mi piacerebbe molto fare, ma è di teoria generale processuale, cioè sul coinvolgimento del Consiglio di Stato in questa fase. Probabilmente molti di voi sapranno, insomma, la natura sempre contestata, ibrida del Consiglio di Stato, sezioni giurisdizionali, sezioni consultive, l'impiego del Consiglio di Stato in queste fasi paralegislative. Tantissime cose da dire, rispetto a questi aspetti, ma non ne abbiamo naturalmente oggi la possibilità. Per andare più, in dettaglio, detto, il panorama legislativo nel quale ci stiamo muovendo, detto che è un panorama da considerare alla luce degli obiettivi semplificatori di cui al PNRR, detto che abbiamo un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, che dovrà avere il suo iter legislativo e che dovrà essere attuato tramite decreti legislativi delegati, nei limiti previsti naturalmente dalla legge delega per evitare naturalmente la censura di incostituzionalità, detto quindi il panorama legislativo che abbiamo di fronte, analizzerei in dettaglio la disciplina introdotta dai decreti del 2020 e del 2021. Vedo qualche commento, scusate, apro una piccolissima parentesi che non si sente bene. Chiedo solo alla regia se è un problema solo isolato e del quale mi scuso, oppure Sì, è generalizzato. la Dottoressa, mi conferma sentiamo, che si sente bene? O si sì. sente? Va bene. Mi scuso allora se qualcuno magari non sente benissimo, l'importante è che non ci fosse un problema, diciamo, strutturale. Grazie molte. Ecco, come vi dicevo e come avete modo di leggere anche dalle slide, i decreti semplificazioni, e ormai intendiamoci con questa espressione al plurale, io intendo il decreto legge 76 e il 77 del 2021, hanno introdotto modifiche particolarmente significative in un modo, ahimè, molto complicato che noi dobbiamo cercare un po' di sistematizzare e dare delle soluzioni oggi. Ed è la parte centrale su cui mi voglio focalizzare. Abbiamo detto complicato perché da un lato i decreti semplificazione hanno introdotto modifiche al codice dei contratti pubblici, al decreto legislativo 50 del 2016, che per tutte le parti non derogate, per tutte le parti non derogate, rimane vigente e applicabile.
In parallelo, però, il decreto legge 76 del 2020 e il decreto legge 77 del 2021 hanno introdotto una disciplina derogatoria che va in parte qua, come si dice in gergo, per alcuni aspetti, a sospendere la disciplina di cui al decreto legislativo 50 del 2016. Quindi abbiamo un codice, il decreto legislativo 50, modificato in alcuni passaggi con modifiche che noi potremmo chiamare a regime, perché quelle si applicano d'ora in poi, e una disciplina, chiamiamola parallela, introdotta dai decreti semplificazione, che va a derogare, quindi in parte qua, a sospendere la disciplina del decreto legislativo 50 del 2016. Una disciplina derogatoria e temporalizzata che troverà applicazione fino al 30 giugno 2023. Salvo che, apro una piccola parentesi, nel frattempo, come probabilmente sarà, ci sia la legge delega di cui parlavamo, il decreto legislativo delegato che faccia propria la disciplina di cui al decreto legge 76, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Ma fino a quel momento, visto che stiamo parlando, detto in modo elegante, di profili de iure condendo, detto un po' meno elegante, di fanta diritto, va per capirci, concentriamoci su quella che è la disciplina vigente, posta la chiarezza, spero la chiarezza del quadro che ho cercato di delinearvi, che ribadisco, spero chiaro. In tale ottica, l'articolo 1 del decreto legge 76, come convertito in legge 120, come modificato dal decreto legge 77 del 2021, introduce questa nuova disciplina derogatoria rispetto all'affidamento di contratti pubblici sotto soglia europea, articoli 35 e 36 del codice, soglie che sono rimaste le stesse, che di 5 milioni e 350 mila per lavori, appalti di lavori e concessioni, 139 mila euro per servizi e forniture quando si tratti di amministrazioni aggiudicatrici centrali, Presidenza del Consiglio Ministeri, per intenderci, e Consip in taluni casi, 214 mila euro per appalti di servizi e forniture qualora l'amministrazione aggiudicatrice sia un'amministrazione subcentrale, quindi gli enti pubblici territoriali. Comunque le soglie, solo per dirvi che sono rimaste le stesse, magari chi non si ricorda può andare a vedere l'articolo 35 del codice dei contratti che su questa parte non è stata modificata. Come potete leggere, l'articolo 1 del decreto legge 76 del 2020 introduce una disciplina, come abbiamo già detto più volte, derogatoria rispetto al decreto legislativo 50 del 2016. In deroga in particolare agli articoli 36,2 e 157,2, ma guardiamo in particolare il 36,2, ossia quella, la norma che disciplina gli affidamenti cosiddetti sotto soglia. In particolare, l'articolo 1 del decreto semplificazioni prevede che la disciplina che andremo a vedere in dettaglio si applichi qualora la determina contraria o altro atto di avvio del procedimento, leggo testualmente, sia adottato entro il 30 giugno 2023. Quindi lo spartiacque è il 30 giugno 2023. Ossia, per l'applicazione della disciplina che andremo a vedere, per l'applicazione della disciplina di cui al decreto semplificazioni, il discrimen, l'importante, è che la determina contrario, il primo atto di avvio del procedimento, sia stato adottato entro il 30 giugno 2023. Vi ho segnalato in verde un tema, una tematica, cioè quella del cosiddetto effetto trascinamento della cosiddetta ultrattività di questa disciplina derogatoria. Vi volevo evidenziare questo, cioè al netto di quello che abbiamo detto, e lo ribadisco, rispetto all'eventuale adozione e approvazione della legge delega, del decreto legislativo o dei decreti legislativi delegati, quindi al netto di questo, la disciplina, vedete, fissa un termine, il 30 giugno 2023. Stiamo attenti a non pensare che il 30 giugno 2023, scusatemi l'espressione quasi da bar, si stacchi la spina. Tema dell'effetto trascinamento ultraattività vuol dire proprio questo. Poniamo il caso, chiamiamolo di scuola, che io adotti la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento a seconda dei vostri ordinamenti, visto che siete in tanti. Poniamo che io adotti la determina a contrarre, la approvi meglio, il 29 giugno 2023. Al netto di quello che succederà, ribadisco, con la legge delega e i decreti delegati,
Se io adotto e approvo una determina contraria il 29 giugno 2023, la procedura che poi io dovrò seguire sarà ancora quella dei decreti semplificazioni. Quindi io l'1 luglio 2023 continuerò ad applicare la disciplina di cui ai decreti semplificazione, perché l'atto di avvio del procedimento, la determina contrarre, è stata approvata, è stata adottata entro il 30 giugno. Quindi retroattività significa che il 30 giugno 2023 non è che si stacca la spina, perché potrebbe esserci il caso di scuola, ma non troppo. Poniamo appunto, quasi per sorridere, che io il 29 giugno 2023 approvi la mia determina contrarre, è chiaro che la disciplina che io andrò ad applicare sarà quella del decreto legge 76 del 2020, convertito in legge 120, come modificato dal decreto legge 77 del 2021, perché siamo ancora in quella parentesi geometrizzata dal legislatore dell'emergenza, dal legislatore del 2020 e del 2021. Quindi anche questo elemento è piuttosto importante, perché altrimenti potrebbe essere un pochino fuorviante leggere entro il 30 giugno 2023. Per cui abbiamo questo tema della cosiddetta, del cosiddetto effetto trascinamento, della cosiddetta ultrattività. Al netto di questo problema, l'articolo 1 del decreto 76 come modificato ci dà lo spartiacque. La determina contraria deve essere adottata entro il 30 giugno 2023 e in tal caso si applica la procedura specifica che il decreto 76 del 2020 ha delineato come modificato dal secondo decreto, dal decreto 77 del 2021, che il legislatore quindi ha delineato per gli affidamenti la cui determina contraria, la cui miccia è stata accesa entro il 30 giugno 2023. La disciplina introdotta dai decreti semplificazione è piuttosto variegata e anche, come vi dicevo, la difficoltà è quella di leggere questa normativa in combinato disposto con la parte di codice che risulta ancora applicabile. Solo un chiarimento terminologico, però siccome mi è capitato di orecchiarlo in qualche circostanza, posto che, scusate, torno indietro, l'articolo 1 del decreto 76 deroga specificamente all'articolo 36,2, quindi la disciplina degli affidamenti sotto soglia di cui all'articolo 36,2 è la disciplina derogata e sospesa. Appunto, sospesa, l'articolo 36,2 non è abrogato, non è abrogato, né è sospesa l'applicazione, perché appunto fino al 30 giugno 2023, poi tema dell'ultrattività che abbiamo già visto, troverà applicazione la disciplina introdotta nel 2020-21, però non è corretto dire che è abrogato, è sospeso. E sottolineo già che ci sono un altro aspetto che ci servirà poi anche dopo. Trattandosi di una disciplina speciale, derogatoria con riguardo all'articolo 36,2, voi sapete che per canone interpretativo o cosiddetto ermeneutico generale, le discipline di carattere speciale, di carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione. Quindi non dobbiamo sgomitarle, dobbiamo un pochino stare attenti. Poi, come sempre, per complicare la vita, e così noi possiamo fare il webinar, a volte ci si mette qualche parere a complicare un po' le cose. Però teniamo presente, ecco, questi due aspetti che mi fa piacere chiarire. Leggiamo bene la norma, in deroga all'articolo 36,2 e 157,2, quindi la disciplina derogata è solo e soltanto questo, è solo e soltanto questa, la deroga non ne comporta l'abrogazione, ma la sospensione fino al 30 giugno 2023, cioè fino al 30 giugno 2023 io applico la disciplina dei decreti semplificazioni e non quella dell'articolo 36,2 e 157,2. Il resto del codice rimane in vigore, rimane applicabile meglio. Quindi mi raccomando questo passaggio. Stretta interpretazione deroga solo rispetto alla disciplina che è specificamente derogata, che non è abrogata, ma ne è sospesa l'applicazione. Spero sia chiaro questo passaggio. Fatta questa avvertenza, i decreti semplificazione hanno introdotto, come vi accennavo, una disciplina
nuova, molto significativa, che va a impattare, chiamiamole soglie, ma col beneficio di inventario per non sbagliarci con le soglie europee, con le soglie che voi conoscevate benissimo dell'articolo 36, che tutti ci siamo imparati a memoria, anche chi doveva fare i concorsi, non so se c'è qualcuno che li doveva fare. Quindi quelle soglie, ma con beneficio di inventario, diciamo che per adesso lasciamole tra parentesi perché appunto sono sospese. La disciplina introdotta dai decreti semplificazione, come dice la parola stessa e come abbiamo anche già un po' accennato più volte, sono nell'ottica appunto di semplificare, accelerare. Fondamentalmente, le modalità procedurali di affidamento dei contratti pubblici sono diventate due: l'affidamento diretto e la procedura negoziata ex articolo 63 del codice, articolo 63 che grazie a Dio non è stato toccato. Però sono cambiate le soglie, il valore, diciamolo così, il valore delle commesse pubbliche in relazione alle quali io posso usare queste procedure. L'affidamento diretto, ricorderete perché ormai è una normativa che avevamo ben metabolizzato, era consentito dall'articolo 36,2 lettera A per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro. Il decreto legge 76 del 2020, ricorderete, in prima battuta aveva innalzato questa soglia di parecchio, quasi al doppio, perché eravamo arrivati a 75.000 euro, se vi ricordate. Il decreto 77 del 2021 ha dato un'altra botta, perché ora l'affidamento diretto è consentito per gli appalti inferiori a 139.000 euro. Capite il cambiamento molto molto significativo rispetto alla versione 0 del decreto legislativo 50 del 2016, che prevedeva la soglia dei 40.000 euro. Qui siamo a 100.000 euro in più. Scusate, vado alla slide successiva perché riguarda i lavori. Ve l'ho evidenziato, scusate, la prima slide è affidamento diretto, procedura negoziata per gli appalti di servizi e forniture, che vanno un po' per la maggiore. E la seconda slide è invece relativa ai lavori. Vedete, per i lavori la soglia, il valore dell'appalto rispetto al quale posso procedere con l'affidamento diretto è 150.000 euro, anche qui un bel innalzamento. Quindi il legislatore cosa ha fatto? Ha fortemente innalzato la soglia, il valore rispetto al quale la singola amministrazione può ricorrere allo strumento semplificato, chiamiamolo come vogliamo, non so come dire, dell'affidamento diretto. In particolare, per invece servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia dei 214.000 euro, invece si deve operare con la procedura negoziata ex articolo 63, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti. Ne approfitto perché c'è una domanda della collega Elena Parpaiola. Può ricorrere o deve ricorrere? Mi scuso con la collega, metto tra parentesi questa domanda perché è un punto cruciale che tratterò a brevissimo. Quindi, per servizi e forniture, vedete il valore dell'appalto, non voglio tediarvi, e relative procedure e relativi criteri che ora vedremo in dettaglio. Vado alla slide successiva solo per farvi apprezzare invece come avviene, chiamiamola, la scansione valoriale. Questo neologismo coniato ad hoc, rispetto alle procedure da utilizzare per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori. E qui, ribadisco, lasciandovi anche le slide, non voglio tediarvi con la lettura di cifre. Torniamo un attimo all'affidamento di servizi e forniture, posto che, come vedete, per appalti inferiori a 139.000 euro. E per i lavori inferiore a 150.000 euro, poi la modalità è la stessa. Quindi le considerazioni che ora svolgerò con riguardo all'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro sono le stesse considerazioni che potremo fare per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Quindi le considerazioni sono le stesse. Procedura. Abbiamo detto affidamento diretto. Decreto legge 76 del 2020. Lo dice espressamente, anche tramite determina contrarre ex articolo 32,2 del codice, anche senza consultazione di due o più operatori economici e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30.
In dettaglio, innanzitutto affidamento diretto che tutti voi sapranno sicuramente come fare, come si opera, la norma lo dice espressamente anche tramite determina contrarre ex articolo 32,2, data la semplificazione a cui è volta lo strumento, scusate, normalmente si procede mediante unico atto, determina di affidamento, determina contrarre, contestuale affidamento diretto. Adesso le terminologie sono le più varie, ma ci siamo capiti. La determina di cui all'articolo 32,2 del codice, lo sappiamo tutti sostanzialmente, ed in particolare è quella determina che deve contenere, chiamiamo, gli elementi essenziali, ecco, vale a dire l'oggetto, l'importo, l'affidatario. Sottolineo le ragioni della scelta dell'affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali ove richiesti. Quindi una determina, parlo a colleghi che già sanno tante cose e quindi non rischio di essere frainteso. Una determina semplificata, i cui elementi essenziali sono proprio quelli presi in considerazione dall'articolo 32, vale a dire oggetto, importo, affidatario. Sottolineo le ragioni della scelta dell'affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario. Vedremo perché lo sottolineo. Rimanendo nella prima colonna della procedura, anche senza consultazione di due o più operatori economici. Ve l'ho sottolineato perché vi voglio far apprezzare una modifica non secondaria introdotta dal decreto legge 77. Chi di voi ha voglia si prende il testo del decreto legge 76 del 2020 come non modificato, come convertito in legge 120, ma non modificato, quindi ante decreto legge 77. Se uno si va a vedere il testo anteriore alla modifica introdotta dal decreto legge 77 del 2021, l'originario testo del decreto legge 76 del 2020 non prevedeva questa espressione, questa locuzione, anche senza consultazione di due o più operatori economici. Espressione che invece, vi ricorderete, è espressamente inserita nell'articolo 36,2 lettera A, attualmente sospeso. Lì c'è proprio scritto: affidamento diretto per appalti inferiore a 40.000 euro, anche senza consultazioni di due o più operatori economici. Ecco, questa locuzione non era stata ripetuta nel decreto legge 76 del 2020, che prevedeva l'affidamento diretto per appalti inferiori a 75.000 euro. Vi ricordate, poco fa vi dicevo che la soglia, il valore era questo, prima che intervenisse il decreto 77. La mancanza di questa locuzione aveva ingenerato diversi equivoci interpretativi. Si era detto: ah, ma come mai il legislatore del 2020, il legislatore del decreto legge 76 non ha ripetuto questa frase? Ma allora voleva dire che io, come una volta, prima della modifica del decreto 50, devo chiedere i famosi preventivi, devo fare l'indagine di mercato, perché se il decreto legge 76 del 2020 non riprende quella frase, un motivo ci sarà. Oppure è stata solo una svista legislativa e quindi vale anche qui la non necessità di chiedere i preventivi, i famosi preventivi. Quindi la, diciamo, dimenticanza del legislatore del decreto legge 76 del 2020 aveva ingenerato non pochi problemi. Fortunatamente il decreto legge 77 del 2021, perdonatemi l'espressione, ci ha messo una pezza, nel senso che ha modificato il decreto legge 76 del 2020, reinserendo, facendo rientrare, non mi ricordo se si dice per la porta o per la finestra, non mi ricordo più il modo di dire, facendo rientrare quello che in realtà era stato buttato fuori, vale a dire questa espressione che è stata molto utile perché vi ricorderete che nella formulazione originaria del decreto legislativo 50 del 2016 non c'era e quindi si era posto il problema dei preventivi e quindi che semplificazione era l'affidamento diretto e infatti è stato introdotto. Quindi il decreto legge 77 del 2021 è andato a riequilibrare, diciamo, le previsioni e
Pertanto si prevede anche nell'attuale quadro normativo, decreto legge 76 e decreto legge 77 del 2021, che l'affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro servizi e forniture e 150.000 per lavori possa avvenire anche senza consultazione di due o più operatori economici. Quindi, per tirare le somme, affidamento diretto sì, per importi inferiori a 139.000 euro, 150.000 a seconda della prestazione che abbiamo a riguardo, servizi e forniture ovvero lavori, anche senza consultazione di due o più operatori economici e pur sempre però, come dice espressamente la disposizione che stiamo esaminando, vale a dire l'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020 come modificato, nel rispetto, come vi dicevo, sempre nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 30. Articolo 30, per riprendere il discorso che facevamo, che non è stato affatto derogato da dei decreti semplificazioni. Quindi è una di quelle norme, è una di, tra l'altro, che fissa principi generali, che rimane in vigore e rimane applicabile. Di qui la difficoltà che vi dicevo prima, attenzione a cosa applichiamo, cosa pensiamo che sia disapplicato, perché essendo una disciplina specifica e derogatoria, deroga e sospende solo le norme espressamente indicate. Quindi l'articolo 30 no, anzi è anche richiamato e quindi continua a trovare assolutamente applicazione. Quindi affidamento diretto nei limiti che ci siamo detti e con gli accorgimenti che ci siamo detti. Criteri. Rispetto all'affidamento diretto, qualora vi fossero dubbi, un recente parere del Ministero delle Infrastrutture, del MIT, parere 757 del 2020, chiarisce laddove ce ne fosse bisogno, che non vengono in considerazione rispetto agli affidamenti diretti, ve l'ho riportato, diciamo, testualmente, criteri di aggiudicazione. Perché si tratta ontologicamente di un affidamento diretto. Le stazioni appaltanti, continua la nota del MIT, potranno nell'ambito della determina contraria o atto equivalente evidenziare le ragioni qualitative ed economiche poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto. Un lettore attento mi dirà subito, il parere del MIT dice potranno, le stazioni appaltanti potranno, nell'ambito della determina contrarre, dar conto delle ragioni. Allora, quel potranno, stiamo attenti a non, diciamo, non prenderlo proprio alla lettera, a mio avviso, e questo lo do anche come consiglio operativo redazionale, visto che siamo nell'ambito di un webinar e mi piace dare anche qualche consiglio operativo. Il fatto, come dice correttamente il Ministero, che siamo nell'ambito di un affidamento diretto e che quindi non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione specifici, come vedremo tra poco, rispetto alla procedura negoziata, non significa che l'affidamento diretto è l'amministrazione fa quello che gli pare, vado dove voglio, perché è un affidamento diretto, quindi prendo chi mi pare, detta come vuol detta, per varissimi motivi. Un motivo di teoria generale su cui non mi soffermo, anche se è affascinante per gli studiosi del diritto. Innanzitutto l'azione amministrativa è un'azione, sì, ecco, un'interpretazione potrebbe essere anche quella suggerita nella chat. Oddio, ho girato involontariamente la slide, scusate. Intanto l'azione amministrativa, non mi soffermo, lo dico solo come flash, è un'azione discrezionale, non arbitraria. Questione di teoria generale su cui non ci addentriamo, ma sapete bene la differenza tra discrezionalità e arbitrarietà. Primo motivo di teoria generale. Un secondo motivo, in realtà, io ve l'ho già suggerito, cioè, vi ricordate, po poco fa, qualche minuto fa, ormai qualche decina di minuti fa, perché il tempo vola, vi sottolineavo che l'articolo 32 del codice dei contratti a cui rinvia espressamente il decreto legge semplificazioni, a che non è stato affatto derogato e che non è stato affatto sospeso e quindi continua a trovare applicazione, prevede che uno degli elementi della determina contrarre con cui fare e contestuale affidamento diretto, quindi della determina di affidamento, uno degli elementi che non possiamo bypassare di certo è le ragioni della scelta del fornitore, o meglio dell'affidatario. Quindi uno degli elementi della determina è assolutamente le ragioni della scelta dell'affidatario. Che ragioni? Ce lo dice il MIT stesso, qualitative
ed economiche. Quindi dire che l'affidamento diretto è una procedura semplificata è assolutamente vero, anche perché non devo chiedere la consultazione di due o più operatori economici, ma non significa che posso fare quello che voglio. Non significa che non posso dar conto delle ragioni della scelta, quindi dovrò evidenziare quali caratteristiche mi hanno spinto all'affidamento diretto, perché è un operatore qualificato, per vari motivi, appunto di carattere qualitativo. E soprattutto, affidamento diretto non vengono in considerazione i criteri, non significa, terzo elemento, che l'atto possa essere non motivato, perché una determina di affidamento è pur sempre un atto amministrativo. E voi sapete che c'è una norma di carattere portata generale, che è l'articolo 3 della legge 241 del 90, che prevede che gli atti amministrativi siano motivati. Quindi la semplificazione è tutta procedurale. C'è assolutamente, e io sono un grande fan della semplificazione, vale a dire, affidamento diretto deve essere uno strumento che l'amministrazione deve usare per, la ragione ontologica, teleologica che ha l'affidamento diretto, cioè la semplificazione, ma è vero anche che semplificazione deve andare di pari passo con la discrezionalità dell'azione amministrativa e con la necessità, come vedete, prevista da norme, che l'atto rechi le ragioni della scelta dell'affidatario, articolo 32 del codice, quindi non ci inventiamo niente, ma rimaniamo agganciati al dato normativo, e che l'atto sia motivato, e che l'articolo 3 della legge 241 del 90, che richiede la motivazione in fatto e in diritto degli atti amministrativi, sia una norma applicabile anche in questo contesto, lo possiamo affermare con sicurezza. Non solo e non tanto per la generalità dell'applicazione del principio motivazionale sotteso all'articolo 3, ma anche perché vi ricordo che c'è una norma nel codice dei contratti, quindi nel decreto legislativo 50, un rinvio che è contenuto nell'articolo 30,8 del codice, che prevede espressamente che quando si tratti di disciplina pubblicistica del procedimento amministrativo, per tutto quanto non previsto dal presente codice, si applicano le disposizioni della legge 241 del 90. Quindi possiamo affermare con certezza, qualora dubbi ve ne fossero, e non credo che ce ne siano, che la disciplina anche dell'articolo 3 della motivazione trova applicazione certa anche in questo contesto. Quindi affidamento sì, diretto sì, semplificazione procedurale assolutamente sì, concorrenza compulsiva no, poi vi dico cos'è, ma con i correttivi che ci siamo detti, perché affidamento diretto non vuol dire liberi tutti, detta con un'espressione che ci rimanda, ahimè, ad altri ricordi rispetto a alle normative anti-Covid. Chiedo scusa anche al collega Davide De Rose che, anzi no, Angelo Veloce, scusate, che parla di rotazione, rispondo tra un minuto anche a questa domanda. Datemi solo il tempo di concludere la carrellata delle procedure. Ho detto un'espressione che forse qualcuno ha colto di colore. Concorrenza compulsiva, ecco, come vi dicevo, è un'espressione naturalmente molto descrittiva, assolutamente non scritta da nessuna parte, ma che secondo me rende bene l'idea. Essendo io un fan della semplificazione, ma non fraintendetemi, nel senso che se il legislatore ci dà degli istituti che davvero ci semplificano la vita, che ci aiutano e che davvero servono, ricordiamoci sempre l'obiettivo per il quale ce li dà, cioè la semplificazione, l'accelerazione, come l'affidamento diretto, sono il primo a dire che vanno utilizzati legittimamente, ma utilizzati, quindi senza il timore. Ecco, proprio sotto questo profilo, volevo spendere una freccia su questo aspetto, cioè abbiamo detto onere motivazionale, ragioni della scelta. A volte c'è una prassi che io stesso vedo anche nel lavoro quotidiano, che nonostante il legislatore ci dia diverse possibilità e diversi istituti da giocare, assi nella manica, a volte si dice: ah, ma io il confronto concorrenziale lo faccio lo stesso perché io voglio essere sicuro. Qui ho un affidamento da
5.000 euro è lo stesso, io chiedo 7-8 preventivi perché voglio essere sicuro. Poi dopo me ne arrivano 3-4 tutti uguali, allora ne chiedo altri 3-4 perché no, io voglio essere sicuro. Ecco, questo è quello che a volte viene descritto con un'espressione concorrenza compulsiva. Ricordiamoci, l'espressione non è bellissima perché ha un'accezione negativa, che sì, è plastica, ma ha un'accezione un po' negativa. Ecco, secondo me, lo dico anche qui con un'espressione, c'è un limite a tutto. E questo limite a tutto, che io sembro dirlo come un'espressione anche qui da bar, in realtà ricordiamoci che c'è un limite a tutto, è un'espressione che descrive da bar un principio che in realtà è molto serio e che è cristallizzato nel nostro ordinamento, che è il principio di non aggravamento del procedimento. Quindi ricordiamoci anche questi passaggi. Bisognerà valutare in ogni singola fattispecie qual è la modalità procedurale più corretta, posto che c'è il limite del non aggravamento del procedimento e c'è il limite della concorrenza compulsiva. E c'è anche la necessità di utilizzare bene gli strumenti che il legislatore ci dà e che ci dà legittimamente. E ho cominciato ad anticipare la risposta a una delle domande se queste procedure sono obbligatorie o no, ma ci ritorneremo. Modalità preferenziale l'affidamento diretto per gli importi che abbiamo detto. Vi dicevo che la modalità di affidamento dei contratti pubblici introdotte dal legislatore del 2020-21 sono due. Una è l'affidamento diretto, l'altra è la procedura negoziata quando si supera un certo valore. Lo vedete per servizi e forniture, pari o superiore a 139.000 euro fino alla soglia europea. Per i servizi, per i lavori, la strutturazione è un pochino più articolata, perché c'è un primo step, chiamiamolo così, pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione, poi pari o superiore a 1 milione fino alla soglia europea. Cambia, rispetto a questo passaggio, cambia un po' l'antifona, insomma. Uno dice, almeno 5 operatori economici ove esistenti, vedete, primo step. Nel caso di appalti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia dei 5 milioni e 350 mila euro, almeno 10 operatori economici. Diciamo, cambia la soglia della concorrenzialità, chiamiamola così. Io vi ho sottolineato l'espressione ove esistenti perché volevo darvi una lettura che spero possa aiutarvi nel caso vi dobbiate confrontare con appalti di lavori di così alto importo. Se andiamo a riprendere l'articolo 1,2 lettera B, articolo 1,2 lettera B di Bologna del decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto 77, il lettore attento vedrà una differenza. Quando si parla di procedura negoziata per appalti di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, si parla di almeno 5 operatori economici ove esistenti, e questa espressione ove esistenti è indicata espressamente. Quando si passa allo step successivo di lavori, diciamo, di alto valore, superiore a 1 milione di euro, pari o superiore a 1 milione di euro, si dice almeno 10 operatori economici. Il legislatore non precisa ove esistenti, ma interpretando sistematicamente per il suo fine la norma, anche in questo caso l'espressione ove esistenti è da ritenersi sicuramente tale. E torniamo al discorso di prima, diciamo, della concorrenza compulsiva. Ve lo volevo evidenziare perché c'è questa piccola differenza. Vi dicevo, io penso, la mia linea è quella di ritenere questa espressione ripetuta anche laddove non espressamente indicata come in questo caso, perché anche qui possiamo leggerlo sistematicamente anche in relazione all'articolo 36 attualmente sospeso, 36,2 attualmente sospeso, per le ragioni che dicevamo poc'anzi, dove questa espressione è ripresa, quindi mi sentirei tranquillo nell'affermarla, anche in questo caso. Anche qui, ove esistenti. Se una conoscenza davvero anche
di pratiche quasi da puntare la pistola alla tempia, cioè io almeno 5 operatori economici, almeno 10 operatori economici li devo avere. E no, non è così, perché sia l'articolo 36,2 del codice dei contratti attualmente sospeso, sia il decreto semplificazioni parla di ove esistenti. Sono a conoscenza di regolamenti interni di amministrazioni dove davvero sembra che se io questi 5 non ce li ho, non si possa andare avanti. È ove esistenti, quindi non devo puntare la pistola alla tempia a un operatore economico che magari con l'amministrazione non vuole assolutamente contrattare. Rispetto alle procedure negoziate, se per gli affidamenti diretti, tema del criterio di valutazione dell'offerta, abbiamo visto, non entra in gioco per i motivi che sappiamo, rispetto alla procedura negoziata, invece, ritorna il tema dei criteri. Quale criterio di aggiudicazione applicare? Ce lo dice il legislatore del 2020-21. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure prezzo più basso a scelta della stazione appaltante. Quindi si può applicare l'uno o l'altro. La scelta è della stazione appaltante. Inutile dire che deve essere una scelta motivata, specie se si ricorre al criterio del prezzo più basso. In realtà questa non è una novità così stratosferica, perché se vi ricordate, il decreto sblocca cantieri aveva introdotto nel comma, aveva, ecco, poi vi dico perché uso l'imperfetto, aveva introdotto un comma 9 bis nell'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 2016, un comma buttato lì che aveva provocato un casino interpretativo ed applicativo perché era mal coordinato con altre disposizioni del codice, ed in particolare con l'articolo 95, un comma 9 bis che prevedeva che nelle procedure di cui al presente articolo, quindi articolo 36,2 attualmente sospeso, applicare sia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia il criterio del prezzo più basso. Quindi in realtà non è una novità così eclatante la possibilità per l'amministrazione di scegliere i due criteri. Qui viene ribadito dal legislatore del 2020 con specifico riferimento alle procedure di cui stiamo trattando. Il legislatore del 2020 però precisa ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 95,3 del codice dei contratti, altra norma affatto non sospesa dal decreto semplificazione, e se vi ricordate sono quei particolari tipologie di appalti che hanno un particolare oggetto per i quali si applica esclusivamente l'offerta economicamente più vantaggiosa, appalti inferiori a 40.000 appalti superiori, scusate, a 40.000 euro relativi a servizi sociali, servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi di ingegneria, architettura e intellettuali, e la terza tipologia è i servizi innovativi. Quindi particolari tipologie contrattuali previste espressamente dall'articolo 95,3 che continua la sua vigenza e applicabilità piena, tipologie per le quali resta fermo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se vi ricordate, rispetto al tema dei criteri, avremo qualche novità probabilmente quando ci sarà la nuova disciplina a regime. Perché se vi ricordate, il disegno di legge delega che io vi ho illustrato in modo molto, molto sommario prevede tra i suoi vari interventi quello della tipizzazione delle ipotesi in cui ricorrere al criterio del prezzo più basso. Quindi anche sui criteri probabilmente avremo diverse novità. Vedo diverse domande anche molto interessanti, ho buttato l'occhio. Sono già le 11:05, io mi scuso, adesso comincio a rispondere alle domande anche arrivate cronologicamente su rotazione, se queste procedure sono obbligatorie o no, su MEPA, su queste cose faccio in tempo a rispondere. Gli altri, mi scuso nuovamente, risponderò debitamente. Per iscritto non riuscirò neanche a concludere le slide perché i temi sono davvero, davvero tantissimi. Le slide, ribadisco, le lascio ovviamente. Allora, sì, una delle prime domande era la rotazione. Rotazione, famigerato principio di rotazione, sì,
Famigerato principio di rotazione, no. Principio di rotazione, volevo fare un piccolo approfondimento, ma sapevo di non fare in tempo. Principio di rotazione contemplato nell'articolo 36,1 del codice dei contratti. Principio di rotazione de plurideclinato nelle linee guida ANAC, in particolare nella linea guida 4, vi sottolineo solo punto 3.6, punto 3.6 delle linee guida numero 4 ANAC. Vi sottolineo che le linee guida 4 ANAC sono in fase di aggiornamento, sono ancora, credo, non so se sia finita la fase di consultazione, ma non sono ancora state approvate le nuove linee guida 4, e chissà mai se lo saranno. Ma sul principio di rotazione ho visto che non ci sono novità. Solo questa nota vi voglio dare di aggiornamento. Rispetto alla procedura che abbiamo delineato, in particolare rispetto agli affidamenti diretti, si applica sì, no, il principio di rotazione, scusate. Il principio di rotazione si applica anche negli affidamenti diretti new generation, chiamiamoli così, ossia gli affidamenti diretti relativi introdotti dal decreto semplificazioni 76 del 2020 e 77 del 2021. Quindi il principio di rotazione si applica sì, per il motivo che vedete le cose ritornano ed ecco perché ho voluto perdere alcuni minuti all'inizio del webinar per farvi il quadro, perché si applica? Perché, come dicevamo, la disciplina introdotta dai decreti semplificazioni è una de disciplina derogatoria, speciale, e quindi deve essere intesa come derogatoria e speciale solo rispetto a quelle norme per le quali la deroga è espressamente prevista. Non torno indietro, scusate per non perdere i tempi, ma in una delle prime slide relative al decreto semplificazione avete letto espressamente che siamo in deroga all'articolo 36,2, non all'articolo 36,1. Pertanto, continua ad applicarsi l'articolo 36,1 del codice dei contratti pubblici. Vedete le difficoltà che vi dicevo all'inizio? Attenzione, perché i decreti semplificazione sono una mina vagante all'interno del codice, perché derogano solo in alcuni passaggi, per il resto il codice continua ad applicarsi. Siccome il comma 1 dell'articolo 36 non è derogato, il comma 1 vale, e non vale quindi solo il principio di rotazione, che ribadisco, si applica anche agli affidamenti new generation, agli affidamenti da decreto semplificazione. Ma si applicano anche gli altri principi di cui al comma 1 dell'articolo 36, su cui non posso spendere battute, ma ve li enuncio soltanto. I principi in materia di CAM, l'articolo 34, la disciplina che conoscerete benissimo con tutti i problemi che si porta dietro, quella dell'articolo 42 relativa ai conflitti di interesse e quant'altro. Quindi, per dire che i principi del comma 1 dell'articolo 36 continuano a trovare applicazione, ivi compreso il principio di rotazione. Collegato al tema della rotazione, ma problema diverso, che però voglio sottolinearvi, attiene alle procedure negoziate da decreto semplificazione. L'articolo 1,2 lettera B, articolo 1,2 lettera B di Bologna del decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto legge 77 del 2021, prevede che nella scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, i famosi 5 ove esistenti o 10 ove esistenti, l'amministrazione applica un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Il tema della rotazione degli inviti non penso ci sia niente di nuovo. Cioè, oddio, non ci sia niente di nuovo, tutti i problemi che già conosciamo. Il problema 2 è il secondo, cioè la seconda parte introdotta dal decreto semplificazioni, il tener conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Questa, chiamiamola postilla, del legislatore del 2020, poi 2021, in realtà vuole recepire un insegnamento che deriva
soprattutto e da ultimo, da una pronuncia della Corte Costituzionale. Si tratta della sentenza 98 del 2020. Sentenza 98 del 2020 della Corte Costituzionale. Se c'è qualche collega della Toscana, forse lo sa a che, ahimè, a quale pronuncia mi riferisco. Con la sentenza 98 del 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale, della legge regionale della Toscana, numero 18. Del 2019, nella parte in cui prevedeva, e ve lo leggo testualmente, prevedeva che in considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, in considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle PMI con sede legale e operativa nel territorio regionale, per una quota non superiore al 50%, poi la norma andava avanti. Quindi una norma che prevedeva che laddove si trattasse, e mi scuseranno i colleghi della Toscana se parafraso, laddove si trattasse di interventi meramente locali, le stazioni appaltanti potessero prevedere di riservare la partecipazione per una quota massima del 50%, non superiore al 50%, di riservare la partecipazione alle PMI con sede legale e operativa nel territorio regionale, in Toscana. La Corte ha censurato questa previsione, dichiarandola illegittima sotto il profilo della tutela della concorrenza e prevedendo e in particolare enunciando questo principio di diritto. E ve lo leggo testualmente. La norma censurata, considerato che la norma censurata prevede la possibilità di riservare un trattamento di favore per le PMI radicate nel territorio toscano, sotto questo profilo di ostacolo alla concorrenza, in quanto consente una riserva di partecipazione che altera la par condicio degli operatori economici. Ecco, ci sono, al di là dei profili che poi si possono discutere, perché ovviamente è una sentenza, quindi la dobbiamo prendere per qual è, cioè una sentenza a Corte Costituzionale, il legislatore del 2020 ha voluto un pochino recepire i principi di diritto che lì erano stati enunciati. Ecco, questo criterio però, cioè il tener conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, qualche piccolo problema ce lo pone dal punto di vista operativo, cioè come faccio io amministrazione a individuare l'esatto equilibrio sostanzialmente. Prendendo un po' spunto anche da quello che dice la Corte Costituzionale, si potrebbe ragionare a contrario per dare piena applicazione a questa norma, cioè non introdurre negli inviti elementi che possano valorizzare aspetti territoriali e che quindi vadano ad alterare la concorrenza e la par condicio, quindi prevedere che vengano invitate solo imprese con sede nel territorio in determinata, o con sede in una determinata zona potrebbe andare incontro, diciamo, all'ostacolo previsto da questa previsione dell'articolo 1,2 lettera B, da leggere alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale. Quindi un consiglio operativo per rendere applicabile questa disposizione che ci può porre un po' in imbarazzo, perché il tener conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, diciamo, non è di così facile applicazione. Ecco, un metodo potrebbe essere quello di leggerlo a contrario, cioè non introdurre elementi che ingiustificatamente potrebbero, diciamo, alterare la par condicio, alterare la concorrenza e valorizzare imprese che hanno la sede in un determinato territorio. Quindi potrebbe essere questo, ecco, una lettura, tale. E sottolineo ingiustificatamente, perché in taluni casi la limitazione territoriale potrebbe trovare, potrebbero trovare davvero una censura sotto il profilo che dicevamo.
Prima che si concluda, visto che siamo nei minuti finali, ci siamo forse ancora tutti, ribadisco che purtroppo per i tempi non riesco a rispondere a tutte le sollecitazioni interessanti, come vedete sto cercando di rispondere in ordine quasi cronologico, però a tutte daremo risposte e tutti vedranno le risposte a tutte le domande, perché così abbiamo un'utilità sicuramente per tutti. Un'altra domanda che era stata posta. Allora, velocemente questa slide, rimane fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli importi superiori a 5.000 euro come previsto dalla normativa vigente. Un'altra domanda che era stata posta, molto interessante, è quella dell'obbligatorietà o facoltatività dell'applicazione, della disciplina di cui abbiamo parlato. Fino a questo momento. La disciplina introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021, quindi affidamento diretto, scusate, e procedura negoziata con i limiti valoriali che abbiamo visto. È obbligatoria, è facoltativa, l'amministrazione cosa può fare? Sul punto è intervenuto un interessante, perché merita di essere commentato, parere del Ministero che io qui vi ho, del Ministero delle Infrastrutture, del MIT, che io qui vi ho riportato. Parere 735 del 2020, che peraltro, è stato ripreso in pressoché identica formulazione, ma solo per corroborarne, insomma, la linea. È proprio quella seguita dal Ministero, in una nota più recente, sempre del MIT, del 30 marzo 2021, è il parere 893 del 2021, parere 893 del 2021, che riprende esattamente quello che io vi ho proiettato in questa slide. Però ho voluto riportare questo perché è più lineare, ma ribadisco, quello che dice il MIT anche nel marzo 2021 è la stessa identica cosa. Mi sembra, se leggiamo le prime righe, rispondo alla domanda che aveva posto, mi pare, una collega poco fa. Non si tratta di una disciplina facoltativa. Le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all'articolo 36,2 del codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e semplificate, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti pubblici e di se semplificare. Fin qua, francamente, mi sembra molto chiaro. Non si tratta di una disciplina facoltativa, quelle, care amministrazioni, dovete applicare perché rispondono ad un obiettivo preciso. Leggiamo la seconda parte. Tenendo conto di tali finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'articolo 30, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Se leggiamo la prima parte e poi la seconda, vedete che, diciamo, per sintetizzare, facoltatività sì, ma con dei limiti, perché il parere del MIT in realtà consente alle amministrazioni, di avvalersi delle procedure ordinarie. Quindi la possibilità di fuoriuscire dal seminato tracciato dal legislatore del 2020 e del 2021. Sto procedendo per gradi, così ci capiamo bene, spero. La corsia preferenziale ce l'hanno le nuove procedure. Tuttavia, il parere del MIT dice: attenzione però, perché le amministrazioni possono comunque ricorrere alle procedure ordinarie, ma con dei limiti. Innanzitutto, la procedura ordinaria non deve andare a ledere le tempistiche, ossessione per i tempi, vi ricordate? Quindi non deve essere utilizzata per una dilatazione dei tempi. Primo passaggio.
perché lo prevede espressamente, comunque nel rispetto dei tempi previsti dal decreto. E i tempi previsti dal decreto, scusate, faccio un passaggio ad un'altra slide, sono strettini. Articolo 1,1 del decreto semplificazione. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi, dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di procedura negoziata. Quindi vedete, termini strettini per andare a pescare dalle procedure ordinarie, perché il parere del MIT è chiaro. Utilizza pure, cara amministrazione, le procedure ordinarie, ma devi rispettare i tempi, eh? È come dire, occhio, perché farai fatica a starci dentro con le procedure ordinarie. Attenzione perché vi ho sottolineato una banalità, però a scanso di equivoci, aumentati a 4 mesi, a non di 4 mesi, quindi non è che è 2 più 4 nel caso delle procedure negoziate, quindi 6, è 4 mesi in tutto. Scusate, torno indietro velocemente, non mi voglio far venire mal di testa con le slide. Quindi attenzione perché, ok, ricorrere a procedure ordinarie, ma con il limite assoluto del rispetto dei tempi, che è quello che interessa il legislatore, ce l'ha detto nel PNRR, ce l'ha detto nel decreto semplificazioni, ce lo sta per dire, diciamo, con la legge delega, e ce l'ha già detto col disegno di legge delegato, ancorché si tratti di un disegno di legge. Quindi è importante questo passaggio. È altresì importante il consiglio che si dà dopo. In tal caso si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Perché ovviamente qui ritorna in voga, l'ho detto anche in una slide precedente, ritorna il tema del principio di non aggravamento delle specifiche esigenze dell'amministrazione. Della serie, io legislatore ti do un canale preferenziale che prevede un accorpamento dei tempi notevolissimo, che prevede meccanismi di semplificazione volti a rilanciare gli investimenti pubblici, a semplificare le procedure. Se tu, cara amministrazione, per esigenze che dovrai assolutamente rispettare e motivare, ritieni di doverti avvalere di una procedura ordinaria per maggior concorrenzialità e quindi per ampliare la platea degli operatori economici, dato anche l'oggetto dell'affidamento che potrebbe giustificare la necessità di ricorrere a una procedura ordinaria piuttosto che a una strada semplificata, cara amministrazione, attenzione perché devi rispettare quantomeno un limite, perché questo ce lo conferma in modo espresso anche il MIT, lo dice chiaramente, rispetto dei tempi, perché i tempi quelli ci devi stare dentro, 2 o 4 mesi a seconda dell'ipotesi che abbiamo visto con la corsa in avanti nella slide successiva. Altro elemento, motivalo, perché tu stai derogando, scusate, non, divento un gioco di parole, stai derogando una disciplina derogatoria che io legislatore ti ho dato per una finalità specifica. Quindi, laddove ci fosse la necessità, la motivazione deve essere, a mio avviso, abbastanza circostanziata perché si sta andando, diciamo, in deroga a una disciplina speciale, particolare, che il legislatore ha fortemente voluto nell'ottica per il perseguimento degli obiettivi che dicevamo poc'anzi. E apro una piccola parentesi, che questa però è di carattere generale, non solo con riferimento a questa disciplina. La scelta della procedura è ovviamente estremamente importante per l'amministrazione, rispetto dei limiti valoriali, quindi in relazione a dove sono, a quanto vale l'appalto, affidamento diretto, procedura negoziata, quello che ci siamo già detti. Ma la scelta della procedura è molto importante anche in relazione all'oggetto della commessa, perché naturalmente l'amministrazione dovrà valutare, come già vi accennavo, l'effettiva esigenza di ragioni concorrenziali, ad esempio per evitare fenomeni di lock-in, ad esempio per evitare una selezione avversa, cioè la selezione con selezione avversa, ecco anche qui un'espressione un po' così per individuare il caso di selezione dell'operatore economico che non sia il migliore, che poi si traduce anche a volte in problemi anche in fase esecutiva se non ho scelto l'operatore economico migliore, specie quando si tratta di servizi di particolare natura. Quindi la scelta della procedura è estremamente importante. Voglio pensare che il parere
del MIT avesse a mente anche queste problematiche che possono derivare da un ingessare, cioè bisogna evitare che il disciplinare e dare all'amministrazione degli strumenti semplificatori sono questi: affidamento diretto se sei sotto i 139.000 euro, procedura negoziata semplificata, chiamiamolo così, se sei sopra, si traduca in un'ingessatura. Probabilmente proprio per evitare che la semplificazione si traduca in ingessatura, il MIT ha fatto bene, a dare questa precisazione. Però è anche bene ribadire quali sono i limiti, innanzitutto quello assolutamente, temporale, che va assolutamente rispettato per non incorrere non solo in censure di legittimità, ma anche in profili, di responsabilità a cui è legata, il mancato rispetto dei termini. Sia quindi pertanto a non incorrere in criticità davvero particolarmente significative. Quindi ecco, per rispondere anche alla domanda, e spero di aver risposto, chiedo alla collega che l'ha posta se questa disciplina in che limite da intendersi come facoltativa o come obbligatoria. Sapevo, me ne rammarico tantissimo di non poter illustrare anche altre cose importanti. Visto che mancano solamente 4 minuti, non voglio tediarvi e spero di non essere stato troppo pesante su alcuni passaggi che ho voluto ribadire e riprendere, anche perché fosse chiaro e tutti riuscissero a seguire, anche perché abbiamo, presumo, interpretazioni, scusate, preparazioni molto eterogenee, quindi mi sentivo insomma il dovere di riprendere alcune cose. Però prima di lasciarci vi chiedo solo 4 minuti di pazienza per rimanere in tema, 4 minuti di recupero, diciamo così. Per dire questo, allora, ulteriormente ribadisco che le slide rimarranno a disposizione, risponderò a tutte le domande, anche molto suggestive, che ci sono, ho visto in chat, e mi scuso con i colleghi se non ho fatto in tempo, però davvero il tempo insomma, non ce lo consente. Ho ritenuto di, mi scuso anche per questo, di sfruttarlo tutto per l'esposizione, anche se dalle 11 erano previste la risposta alle domande, ma a quelle rispondo ugualmente. Però solo una chiave di lettura per le slide, perché voi poi vi rimangono e non voglio lasciarvi così senza alcuna indicazione, diciamo, di metodo. Tutta questa prima parte che abbiamo affrontato riguardava le deroghe temporalizzate, ora sapete a che cosa mi riferisco. Una seconda, diciamo, carrellata di slide, che credo siano insomma, davvero chiare, riguardano le modifiche chirurgiche apportate al codice, che io vi ho evidenziato, quindi insomma, spero siano almeno un utile strumento di lettura delle norme. E queste sono modifiche a regime, non temporalizzate al 30 giugno, queste si applicano da qui fino a vedremo quando. Quindi una seconda batteria di slide che riguarda queste modifiche, c'era anche il regime del subappalto che volevo trattare, vabbè. Una terza batteria di slide che invece riguarda la disciplina dei contratti pubblici PNRR e PNC. Una battuta velocissima. Andrete a leggere il decreto legge 77 del 2020. Attenzione, perché la disciplina introdotta dagli articoli 47 seguenti è da leggere, come si suol dire, cum grano salis, nel senso che molte delle norme di cui agli articoli 47 e seguenti hanno un ambito applicativo molto geometrizzato, perché si riferiscono alle procedure, leggo testualmente, afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR, PNC. Quindi si tratta di disposizioni che hanno un'applicazione limitata solo
con riguardo a quegli affidamenti finanziati in tutto o in parte con quelle risorse, non tutti i contratti pubblici. Quindi anche lì mi sarebbe piaciuto un po' approfondire perché è una nicchia nella nicchia. Bisogna davvero, l'unico davvero avvertimento che posso dare è questo. Leggiamo con attenzione l'ambito applicativo di queste norme introdotte col decreto legge 77 del 2021, perché alcune si riferiscono solo ai contratti pubblici finanziati con quelle risorse, mentre altre previsioni si riferiscono a tutti gli altri contratti pubblici. Infine, ma questa non volevo trattarla, però ve la lascio perché non è oggetto del corso, però siccome abbiamo parlato, abbiamo accennato al tema responsabilità, alcune slide, veramente 3-4, su come è cambiato il regime della responsabilità amministrativa dopo il decreto semplificazioni, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Ecco, scusate se in questi ultimi minuti ho potuto dare solo qualche nota di lettura, ma siccome il decreto legge 77 deve ancora essere convertito, forse avremo occasione di magari risentirci e di fare insieme altri approfondimenti e quindi ritorneremo sicuramente su alcune cose che oggi non c'è stato il tempo di approfondire. Solo un minuto, visto che ci siete forse ancora quasi tutti, per ringraziarvi nuovamente per l'attenzione, perché vedo che siete davvero in tanti, ringrazio tantissimo anche chi c'era nelle puntate precedenti sulla legge 241 e quindi grazie davvero per avermi supportato nelle lezioni precedenti e anche stamattina. Spero di essere stato chiaro, anche se abbiamo dovuto fare un po' di corsa su alcuni aspetti, ma avremo, spero, modo di ritornarci insieme. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti e Grazie a ringrazio lei, anche nuovamente Giovanni. Formez Grazie per avermi particolarmente per il ospitato progetto, la e anche per slide l'assistenza con i tecnica. Quindi saluti. grazie Allora, ancora e buona giornata. io ricordo Grazie, appunto dottoressa, che che vedo le riapparire. slide e la registrazione di questo incontro saranno a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Mentre per quanto riguarda le risposte alle domande, queste saranno a disposizione sempre sul sito di Eventi PA e sempre sulla pagina dedicata all'evento nei prossimi giorni. Infine, Bene, bene. un'ultima cosa riguardo gli attestati di iscrizione. Ricordo che questi vengono rilasciati a quanti hanno seguito almeno il 20% dell'incontro, saranno disponibili anche questi nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sono scaricabili in autonomia. Allora, io ringrazio ancora il relatore, ringrazio i partecipanti e auguro a tutti una buona giornata. Grazie mille. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Buona giornata a tutti. Grazie ancora, grazie a tutte e a tutti, grazie ancora, grazie dottoressa e ci vediamo.